Partiamo invece da molto, molto lontano e da una che potrei definire novità dal punto di vista degli studi archeologici e storici, niente meno che sulla guerra contro Troia, no? Raccontata in minima parte nell'Iliade, ma di cui c'era poi una sorta di racconto complessivo, il cosiddetto ciclo epico, che parlava di altri episodi ancora di quella lunghissima guerra durata, pare, 10 anni. Questa guerra ha avuto la ventura di essere interpretata già da molto presto, diciamo per noi dal tempo di Erodoto, dalla prefazione, pagina introduttiva che Erodoto antepone al suo racconto, come il punto di partenza del conflitto tra Oriente e Occidente. Due concetti abbastanza sfuggenti, se si pensa che per i Romani la Grecia era Oriente, per i Greci loro erano la quintessenza dell'Occidente e invece l'Oriente erano i Persiani o ancora più in là. Comunque, il conflitto tra Oriente e Occidente. Questo argomento ha sempre deliziato moltissimo i propagandisti, anche diciamo, la semicultura, però noi non vogliamo infierire su questi aspetti un po' deteriori. Diciamo che fu considerato nel mondo greco, a partire da Erodoto e anche dopo, come l'antefatto mitico, semimitico delle guerre contro la Persia, tra la Grecia e la Persia. Invasa la Grecia due volte vittoriosa, eccetera. Il conflitto greco-persiano apparve poi nel tempo come a sua volta un mito fondatore dell'Occidente. John Stuart Mill diceva che la battaglia di Maratona, diceva e scriveva, che la battaglia di Maratona 490 a.C., vinta dagli ateniesi, era più importante per la storia inglese della battaglia di Hastings, che sembra un paradosso perché ovviamente il senso comune penserebbe il contrario, ma intendeva dire che quando i greci fermarono i persiani a Maratona, nacque, per così dire, la consapevolezza, la coscienza degli occidentali di essere tali, eccetera, eccetera. Noi siamo meno eccitati sul concetto di Occidente e invece possiamo dire che già Tucidide aveva intuito e l'aveva anche scritto in termini piuttosto chiari, ma oggi molte scoperte archeologiche ci fanno sapere che si trattò di una guerra intergreca, cioè il mitico Priamo, che poi era un personaggio storico, suo figlio Ettore, suo figlio Alessandro Paride, erano micenei anche loro. Quello era un regno miceneo impiantatosi nella Troade, in un punto strategico, no? All'imboccatura del Mar Nero, quindi un passaggio fra l'Egeo e il Mar Nero. Forse, come è stato osservato da un notevole studioso anglosassone, Klein, uno stato satellite dell'impero ittito, o ittita, che dir si voglia, e in quanto tale in posizione di forza sui commerci, appunto per la collocazione formidabile strategica, ma anche bersaglio delle altre monarchie micenee. Quindi oggi si tende a pensare che il conflitto di cui narra l'Iliade, Agamennone, capo dei vari Basileis, che coalizzati con un grande corpo di spedizione, a fatica sbarcano nella Troade, pongono l'assedio. Questo assedio è complicato, dura molto tempo. L'Iliade ne dà un segmento, parla di un periodo molto breve, in realtà, e neanche conclusivo. È un'opera geniale di un artista che invano alcuni moderni vogliono spezzettare in tanti autori, uno diverso dall'altro. C'è una grande unità di concezione nell'Iliade e anche un colpo di genio di cominciare
nel momento in cui i greci sono allo sbando per un conflitto tra due capi che si contendono una schiava, e terminare con i funerali del grande difensore di Troia e l'abbraccio tragico fra Achille che lo ha ucciso e Priamo che è il padre di Ettore. Insomma, un grande genio ha saputo concepire tutto questo e i filologi che fanno a pezzettini l'Iliade fanno un po' sorridere. Però noi li lasciamo tranquilli. Torniamo invece al fatto che quella, come è stato scritto anche di recente, fu una guerra civile tra i greci, tra le monarchie micenee, si capisce, le quali non sopravvissero molto a lungo a quella terrificante guerra civile. Per un verso, la Troia, settimo strato, quello di Priamo, diciamo così, o sesto I, insomma, si discute quale sia esattamente, viene distrutta. Ma al tempo stesso l'Odissea ci fa capire che i ritorni degli eroi furono disastrosi, cioè in sostanza essi trovarono un mondo in subbuglio tornando a casa loro, e poi ci fu anche quel terrificante o terremoto o tsunami di Santorini che fu il colpo di grazia al mondo miceneo, che si inabissò, per cui Omero, che scrive secoli dopo, parla di un mondo che non ha visto direttamente, di cui ha nozione. Omero è ormai un autore raffinatissimo, basti pensare alla struttura dell'esametro che è perfetta, altro che autore primitivo come pensava Giovan Battista Vico. Questa guerra civile intergreca è stata un po' l'antefatto remoto di una condizione che poi, molti secoli più tardi, alla metà circa del V secolo, riesplode non più verso il mondo della sponda asiatica che ormai sommersa dalla conquista persiana, ma all'interno della penisola tra le varie città leader di coalizioni più o meno consistenti, più o meno significative, più o meno militarmente efficaci. Questa percezione del fatto che fossero tutti greci, torniamo ancora su quel punto perché mi pare interessante. Tucidide lo dice quando afferma nelle primissime pagine della sua opera che la stessa parola complessiva Ellade o lo stesso termine complessivo Hellenes è stato usato tardi, soltanto quando si percepì la contrapposizione al altrettanto ideologico concetto di barbaroi. Del resto, nell'Iliade i troiani e gli achei parlano la stessa lingua, si capiscono tra loro perfettamente. Altro indizio, se vogliamo, del fatto che si tratti di un'unica realtà divisa da una guerra insanabile. E ultima considerazione, sia Hector che Alexandros sono nomi greci, quindi i figli di Priamo hanno dei nomi greci. Quindi è evidente che questa diagnosi, un po' diversa dal mito Oriente-Occidente, è quella più calzante. Insomma, la storia greca a noi nota incomincia con una guerra civile e prosegue con una conflittualità che si può definire esattamente con questo termine. Se, per esempio, la grande guerra del Peloponneso, durata complessivamente 27 anni, dal 431 al 404, con varie interruzioni, la consideriamo una guerra intergreca di un ambito culturale, etnico, linguistico, sostanzialmente unitario, ma dilaniato da un conflitto di potenza. Facciamo un altro passo avanti, perché la guerra civile non è soltanto il conflitto intergreco, di cui abbiamo dato due esempi, sia pure in modo sommario, ma divide le città al loro interno. Per cui, e questo è il tema al quale ci stiamo ora avvicinando, la caratteristica precipua del conflitto che contrappone l'alleanza che fa capo ad Atene, grande potenza marittima che ha un ordinamento politico definito democratico,
la grande potenza spartana, essenzialmente terrestre, che ha un ordinamento politico definito in maniera approssimativa aristocratico, oligarchico. Oligarchico non c'entra perché è una parola assurda in questo caso, ma è certamente un ordinamento castale, la casta dominante che si considera razzialmente pura, gli spartiati puro sangue, domina sulle altre etnie soverchiate al momento in cui gli spartiati hanno occupato la Laconia, ed è capofila di potenze, anch'esse ideologicamente vicine, per le quali il concetto di ordinamento oligarchico fa da elemento connettivo con Sparta, quindi fanno una sorta di cortocircuito. Gli spartani non si autodefinivano una oligarchia, anzi si definivano un regime di uguaglianza, in quanto tutti gli spartiati sono uguali, non posseggono la moneta, insomma uno stato, diciamo, addirittura ultra egualitario, limitato però alla casta dominante. Nelle altre città dove c'è uno scontro tra popolo e oligarchi, gli oligarchi si richiamano a Sparta considerandola il proprio capofila, adoperando, diciamo così, disinvoltamente il concetto di affinità di ordinamento politico. Non è sempre facile chiarire questo punto, ma a me pare sempre utile farlo, perché altrimenti nel linguaggio comune si dice in maniera del tutto inappropriata che Sparta è un'oligarchia e perciò le oligarchie sono sue alleate. Ulteriore passo in avanti, poi ci avviciniamo al conflitto all'interno delle città. Atene ha un'alleanza militare, finanziaria, esplicita. C'è un testo, un trattato di alleanza, la Simmachia, la Lega, che di fatto è un impero, si fonda su clausole ben precise, che consistono inizialmente nel contribuire militarmente all'alleanza, dare un certo numero di navi per eventuali necessità belliche, ma ben presto, a parte le grandi isole alleate, Lesbo, Chio e Samo, che sono tre potenze se stesse, ma per tutti gli altri tutto diventa invece non più un contributo sotto forma di navi, ma di denaro, famosi talenti, il tributo annuo che si paga. Questo tesoro della Lega sta ad Atene. Inizialmente no, sta a Delo, ma molto presto, direi sostanzialmente dopo il disastro militare del 460 di Pericle di Atene in Egitto, il tesoro per sicurezza viene spostato ad Atene, quindi il tesoro della Lega di fatto è il tesoro della città di Atene. Sta dentro il Partenone, nella cella alle spalle della statua di Atena, e se degli alleati defezionano, si allontanano, non pagano, c'è una spedizione punitiva per colpirli. Come mai degli alleati si allontanano? Cosa succede all'interno di una città alleata che decide di defezionare? Succede un cambio di regime. Atene ha imposto sostanzialmente dei regimi simili al proprio, quindi di tipo popolare o democratico, se piace questo termine, ma nel momento in cui gli oligarchi delle varie città alleate riescono a fare un colpo di mano, di solito massacrando i capi democratici e prendono il potere, per un verso defezionano dalla Lega, per l'altro chiedono a Sparta di potersi alleare con Sparta. Questo è il meccanismo, diciamo così. Quindi si vede subito che dentro questa cornice c'è un conflitto, latente, che attraversa le singole città. Quando all'inizio della guerra peloponnesiaca Mitilene defeziona, ciò accade perché gli oligarchi hanno potuto prendere il potere. Atene fa una spedizione militare pesantissima per riconquistare l'ex alleato. Quindi il conflitto latente diventa conflitto aperto. Sul versante di Sparta come stanno le cose? Stanno diversamente.
c'è un passo abbastanza noto, sempre dell'opera Tucididea, in cui Tucidide ci tiene a dire che mentre l'alleanza con Atene di fatto è un impero per giunta pericolosamente oppressivo, ogni defezione viene punita in maniera pesantissima, con vere e proprie guerre, quella di Samo fu tremenda nel 451. Sparta non ha a rigore un'alleanza codificata, c'è una vicinanza spontanea di città che sono riuscite a liberarsi o a prevenire il nascere di un sistema democratico popolare al proprio interno e quindi si appoggiano a Sparta, nel senso che se Sparta ha bisogno del loro aiuto, gli vanno dietro, mandano truppe. Questo vale per quasi tutte le comunità cittadine del Peloponneso, a parte Argo che tradizionalmente è alleata di Atene ed è sempre sotto attacco spartano, ma vale per Corinto, Megara, eccetera, o anche per comunità più lontane. Famoso episodio eternato nel dialogo fra i Meli e gli Ateniesi, nasce da che cosa? Dal fatto che Melo, l'isola Melo o Milo, come si usa dire giustamente noi moderni, a un certo punto, dopo essere stata alleata di Atene sin dall'inizio, dal 478, quando è nata la Lega Dorio-Attica, si è allontanata da questa alleanza con Atene e il governo che regge l'isola è un governo non popolare, un governo sostanzialmente oligarchico, che a un certo punto ha smesso di pagare il tributo per anni. E quando Atene finalmente decide di colpire quest'isola e riconquistarla, ricondurla nella Lega nel 416, noi leggiamo in Tucidide un dialogo appunto tra i capi di Melo e i generali comandanti ateniesi, in cui questi Meli dicono: ma tanto noi confidiamo nell'aiuto spartano, perché sono convinti che loro sono di origine dorica, quindi già c'è un'affinità, per così dire, un legame profondo, diciamo etnico per usare una parola grossa. Poi c'è una scelta politica, un governo non a carattere popolare, non pagano più il tributo, si sono allontanati dalla Lega, quindi Sparta deve automaticamente aiutarli. Ed è interessante notare che Tucidide in quel dialogo fa dire agli ateniesi: vi illudete, Sparta non ama intraprendere imprese di questo genere, magari allontanandosi dalla propria sede peloponnesiaca. E che è vero, Sparta non intervenne affatto in difesa dei Meli. Quindi Sparta ha, per così dire, un atteggiamento da motore immobile. Le oligarchie guardano a Sparta, ma Sparta non instaura un patto esplicito che possa scattare. Eventualmente si impegna o ottiene un impegno altrui, ma caso per caso, quando Atene attacca Siracusa, in difesa di Siracusa si muove Corinto, ma Corinto non ha la forza di contrapporsi all'armata spartana e Corinto sollecita Sparta ad intervenire. Sparta a un certo punto manda un generale, il famoso Gilippo, per aiutare i siracusani a respingere l'aggressione ateniese. Ecco, questo quadro abbastanza complicato ha un punto fermo, che potremmo definire, volendo, con una formula che si trova nella Politeia di Platone. Platone, in questo grande dialogo memorabile in 10 libri sul problema politico affrontato a Bimis, dice: in ogni città ci sono due città che si fanno la guerra tra loro. E intende esattamente i benestanti o i possidenti e i non possidenti, quelli che Aristotele chiama i poveri, che sono in lotta costante. Cosa succede quando si arriva ad un conflitto aperto, un conflitto militare esterno, che coinvolge inevitabilmente i capofila e gli alleati, no? Nella guerra del 431 e seguenti, la guerra peloponnesiaca? La definizione formale è Atene e gli alleati, Sparta,
anzi, i peloponnesiaci e i loro alleati. Quando si arriva a un trattato di pace, che purtroppo è effimero, nel 421, il testo di quel trattato noi ce l'abbiamo trascritto nell'opera Tucididea, e l'intestazione è appunto quella. Gli alleati al carro delle due grandi potenze che si scontrano e che sono comunque greche entrambe, eccetera. E quello è il momento in cui si incrina l'unità delle singole città e le due città in contrasto all'interno di ciascuna di esse entrano in guerra. Quindi, se non siamo dei classicisti, come dire, irenici, se abbiamo una visione realistica di quel mondo, dobbiamo dire che è un mondo perennemente conflittuale. Non soltanto per la ragione che la guerra è la forma corrente di rapporto interstatale, ha delle finalità economiche molto precise, ma perché è un conflitto anche politico costante in cui non c'è la possibilità della convivenza tra opposti schieramenti. Chi vince prende tutto e fa fuori gli altri. Per dire, quando la guerra sta per finire, Atene è assediata, rischia di morire per fame la gran parte della popolazione, Samo, alleata ormai fedelissima, si arrocca contro la flotta spartana di Lisandro e racconta Senofonte, quando parla di questa vicenda, i democratici fecero fuori, uccisero i capi della fazione avversa, presero definitivamente il potere e proseguirono la guerra contro Sparta. Quindi l'operazione violenta, che non contempla la convivenza, ma contempla soltanto il conflitto, è un segnale ininterrotto, un fenomeno ininterrotto in queste vicende che durano decenni e decenni e talvolta anche più, finché esistono naturalmente degli schieramenti imperiali contrapposti. Poi, a un certo momento le cose cambiano e questo ora non ci interessa. Quali testi d'epoca ci parlano di questo fenomeno? Cioè dell'intreccio inestricabile tra il prodursi nel quadro di una guerra esterna, di una guerra civile all'interno delle comunità coinvolte. Ma uno famosissimo è il capitolo 82-83 del terzo libro di Tucidide. Siamo nell'anno 427, quindi appena 4 anni dopo l'inizio del conflitto, che durerà molto di più, ed è una pausa, diciamo così, nella narrazione. L'altro testo, ora parleremo comunque di entrambi, è meno noto, potremmo dire. Parla dell'ordinamento politico ateniese, la cosiddetta politeia Athenaion, e a un certo punto, nella seconda parte, cosiddetto secondo capitolo di quest'opera, c'è una formulazione addirittura esplicita in cui si dice: per fortuna, lo scrivente è uno che odia la democrazia ateniese, dice: per fortuna Atene non è un'isola. Perché se fosse un'isola sarebbe impossibile far entrare il nemico e abbattere il regime. Invece, per fortuna, Atene è una città dell'Attica, quindi in una zona che potremmo definire peninsulare rispetto alla struttura geografica della Grecia centrale, e quindi noi possiamo sempre tentare di cogliere il momento giusto per aprire le porte agli spartani, che sono i nemici naturali, e quindi tentare di fare fuori quello che Crizia chiamava il maledetto popolo. Quindi non è un clima gioviale, diciamo così, quello che caratterizza la politica, la non convivenza, la conflittualità del mondo delle città greche. È un mondo perennemente inquieto. Quando era piuttosto giovane, notevole storico francese dell'Ottocento, si chiamava Fustel de Coulanges, elaborò una sua tesi di dottorato, una tappa obbligatoria nella carriera universitaria,
il tema che lui scelse per questa sua tesi era Polibio, ovvero la Grecia conquistata dai Romani. È un testo mirabile per la chiarezza e la lucidità, è stato poi tradotto anche in italiano nel Novecento varie volte. Si apre con una considerazione: tutta la Grecia è divisa all'interno di ciascuna città da una lotta insanabile fra i ricchi e i poveri. Per un certo tempo, dopo la fine dei grandi imperi contrapposti, diciamo così, la Lega Ateniese e la Lega Peloponnesiaca, questi gruppi sociali hanno fatto capo, per esempio, alla potenza macedone. Gli oligarchi guardano la Macedonia, al regno di Macedonia, come un potenziale alleato. Successivamente guardano a Roma. Quindi le città greche al tempo di Polibio, nel secondo secolo a.C., sono ancora una volta e sempre divise dalla lotta sociale. I ricchi, che un tempo guardavano a Sparta, poi guardavano alla Macedonia, adesso guardano alla Repubblica Romana, Repubblica, come sappiamo, aristocratica, che interviene approfittando di questi conflitti. Infatti il dominio romano sul mondo greco passa attraverso questo meccanismo, no? Di saper utilizzare i conflitti interni al nemico. Quindi il quadro, diciamo così, della documentazione su questo fenomeno è piuttosto ampio. Ora lo precisiamo un po' meglio. Per esempio, ho citato prima questi capitoli 82 e 83 del libro terzo di Tucidide. Opera quella Tucididea molto ampia, 8 libri, ognuno dei quali contiene il racconto di almeno 3 anni di guerra per lo più, quindi non è stata scritta in un giorno, è un'opera di lunga lena, quasi certamente lasciata incompiuta dall'autore per ragioni che non sappiamo, scritta quindi non a ridosso dei fatti. Non sappiamo quanto tempo intercorra tra il prodursi di un avvenimento e il momento in cui Tucidide scrive le pagine riguardanti quell'avvenimento. Certamente prendeva note, appunti via via, no? Anche la biografia antica di Marcellino questo dice. È una congettura, ma è una congettura plausibile, plausibilissima. Chiunque voglia raccontare un'opera, una vicenda storica di un certo respiro, annota via via e poi rielabora. Noi leggiamo la rielaborazione, quindi quando scrisse questi capitoli 82 e 83 del libro terzo non lo sappiamo, ma certamente ben dopo il 427 in cui i fatti raccontati si svolgevano. Insisto su questo punto per una ragione. Purtroppo noi ignoriamo la data di morte di Tucidide, non sappiamo esattamente quando è morto, le fonti antiche si contraddicono, ma direi che ormai è abbastanza diffusa opinione che è vissuto alcuni anni nel IV secolo, quindi lo si può far morire intorno al 396-94, parecchi anni dopo i fatti di cui parla, e attendeva alla stesura di quest'opera. Il fatto che ci siano molto spesso degli ampi discorsi diretti, orazioni politiche pronunciate da personaggi di un certo peso, sta a significare che la rielaborazione ha preso molto tempo. Noi leggiamo un testo frutto di una meditazione, rielaborazione piuttosto lunga. Insisto su questo per la seguente ragione, che quando apre il suo resoconto, che prende spunto dalla vicenda del conflitto civile nell'isola di Corcira, dove avviene puntualmente questo scontro ricchi-poveri all'interno della guerra esterna in cui Corcira, in quanto collegata a Corinto, è coinvolta. Quando incomincia a raccontare questo, dice: a tal punto di crudeltà giunse questa guerra civile e parve ancor più crudele perché fu tra le prime,
quella di Corcira del 427-26, fu tra le prime guerre civili esplose all'interno della guerra peloponnesiaca. In seguito ne fu sconvolto, per così dire, tutto il mondo greco. In ogni città vi erano lotte fra i capi del Partito Popolare che chiedevano l'intervento di Atene e gli oligarchi che chiedevano quello di Sparta. E via e via, poi aggiunge molte altre cose di cui magari diremo tra un po'. Allora, questa frase, questa espressione che ho voluto leggere in una buona traduzione italiana, in seguito ne fu sconvolto, per così dire, tutto il mondo greco, che cosa sta a significare? Che lui ha, mentre scrive questa pagina, ormai conoscenza di molte cose successive all'anno 427 di cui sta parlando, e ha notato, e ne ha cavato un bilancio, che quel che accadde allora a Corcira, per lui è addirittura un inizio di quel fenomeno, si è poi ripetuto in maniera sistematica, dilagando, come lui dice, in tutto il mondo greco. Quindi sono parole scritte a ridosso di una lunga serie di esperienze, delle quali lui non è che parli sistematicamente, non c'è da aspettarsi che di tutti questi conflitti interni ai quali allude qui in modo complessivo egli ci dia un resoconto analitico come ha fatto per Corcira. No, ha scelto un'altra linea espositiva. Il primo episodio in ordine di tempo, particolarmente feroce, egli lo descrive in modo molto minuzioso, ma anche tipologico, cioè i fenomeni connessi, dicendo poi che qualcosa del genere o anche peggio avvenne via via in seguito in tutto il resto del mondo greco. Come dire, ha un'esperienza enorme della gravità e della ripetitività del fenomeno quando scrive questo. Quale esperienza? Non ce lo dice perché, come ho appena ora detto, non fa l'analitica narrazione di tutti i conflitti civili esplosi in tutte le città greche durante i 27 anni di guerra. No, questo non lo fa, avrebbe dilatato all'infinito il suo racconto. Come abbiamo detto per Omero, siamo di fronte a autori che sono anche artisticamente dotati, cioè capaci di selezionare il materiale di cui parlano, come fa Omero, che prende pochi giorni praticamente della guerra decennale. Così Tucidide seleziona gli episodi di cui vuole parlare. E noi possiamo constatare che ne tratta due volte. La prima è appunto questa che ho appena ricordato, la guerra civile a Corcira come primo caso di un fenomeno poi sempre più grave. La seconda volta riguarda Atene. Nel libro ottavo della sua opera, circa la metà, potremmo dire, di quello che per noi è il libro ottavo, una divisione affermatasi in epoca alessandrina, è dedicata al colpo di mano oligarchico in Atene, sanguinosissimo, come egli descrive, parla anche dei morti che si trovano per la strada e nessuno osa perseguire i colpevoli perché ormai la congiura oligarchica sta prevalendo. Colpo di Stato o colpo di mano apparentemente legale, lui descrive ora per ora come si è svolto e che però ha portato attraverso queste forzature, questa violenza politica, questa sopraffazione sull'assemblea decisionale, all'instaurazione di un governo oligarchico nella città di Atene, cioè nella città capofila delle democrazie. Crisi, successiva alla sconfitta di Atene in Sicilia, che ha rischiato di travolgere la città in via definitiva. E la prima cosa che fanno, questo gruppo politico oligarchico che ha preso il potere nella tarda primavera, giugno del 411 avanti Cristo, mandano ambasciatori a Sparta per fare subito la pace con Sparta. Grande delusione, Sparta non è d'accordo, perché Sparta vuol vincere la guerra fino in fondo, non gli basta una pace di compromesso. Quindi grande delusione, potremmo dire, degli oligarchi ateniesi, i quali poi si dividono tra loro e succede tutto quello che
Tucidide racconta, avendolo visto in realtà direttamente lui stesso, tale è la minuziosa ricostruzione dei fatti che ci fornisce. Quindi quando lui dice questo dilagò dovunque e si sofferma sui meccanismi anche psicologici del conflitto civile degenerato appunto in guerra fratricida sul piano etico, sul piano linguistico, sul piano strettamente politico. Quando fa questa diagnosi, lui ha l'esperienza ateniese, non soltanto l'esperienza corcirese davanti agli occhi. Ecco perché c'è un nesso tra quel racconto analitico della guerra civile a Corcira, primo episodio di questo fenomeno, e l'amplissimo, veramente straripante, cronachistico racconto della sovversione politica prodottasi ad Atene nel momento di crisi, quasi un inverarsi di quell'auspicio dell'autore della Costituzione degli Ateniesi, no? Della Politeia Ateneion, che dice: aspettiamo il momento di aprire le porte al nemico. In sostanza è questo che avviene, solo che il meccanismo non funziona in quel caso secondo le previsioni degli autori del colpo di mano. Anche in questo caso è una scelta selettiva. Il primo esempio è poi Atene, cioè l'esempio più importante in assoluto, non soltanto perché riguarda la città dell'autore medesimo, cioè Atene, ma, come ho detto, la città pilastro dell'alleanza tra le potenze democratiche. Alleanza, certo, piuttosto rude nel modo di procedere al proprio interno, ma che comunque si regge sulla volontà di tenere i regimi democratici in piedi in tutte le città alleate. Se questo regime cade dentro la città madre, la città capofila, l'impero scricchiola, infatti cominciano subito le defezioni nelle altre città. A catena, defezioni si producono a ridosso del fatto che la democrazia è crollata, sia pure per soli 4 mesi, nella città capofila. Né è facile poi recuperare. Certo, Atene si impegna a Chio perché vuole assolutamente riprendersi quell'isola che sta defezionando approfittando del colpo di mano avvenuto in Atene. Ho detto prima e ho anche accennato poco fa al fatto che la descrizione Tucidide fornisce nei capitoli 82 e 83 del libro terzo, Corcira per l'appunto, riguarda anche aspetti linguistici e quindi anche psicologici. Chiarisco meglio cosa voglio dire. È una pagina questa che ha avuto un grande seguito nella storiografia antica, a parte le considerazioni che riguardano la violenza, l'efferatezza. C'è una precisa indicazione lessicale: cambiarono a piacimento il significato consueto delle parole nel corso appunto del conflitto civile in rapporto ai fatti. E in greco c'è ten ton onomaton axiosin, cioè il significato delle parole veniva stravolto in riferimento agli accadimenti concreti, e porta degli esempi. L'audacia sconsiderata fu ritenuta coraggio, lealtà verso i compagni di fazione, il prudente indugio fu definito viltà sotto bella apparenza. La moderazione fu indicata come schermo della codardia e così via. Cosa significa questo? Significa in una politica che è molto largamente fondata sull'uso della parola pubblica, e lo vediamo nel racconto del libro ottavo ad Atene, il linguaggio si modifica per indicare in modo negativo o positivo, a seconda dei casi, caratteristiche universalmente definite in altro modo. L'esempio
L'audacia sconsiderata fu ritenuta lealtà verso i compagni, è un esempio emblematico. Lealtà verso i compagni significa se c'è una congiura di oligarchi, per esempio, che intendono prendere il potere, congiurano tra loro, preparano attentati, chi si sottrae è un vile, chi opera in questo senso è considerato audace e ammirevole in quanto audace. Ecco come una parola finisce col significare un'altra cosa rispetto a un valore generalmente in tempo non conflittuale riconosciuto. Dicevo, questa pagina ha avuto un grande successo, nel senso che è stata ripresa, imitata, messa a frutto anche in modo originale. Abbiamo un paio di esempi che forse è giusto ricordare. Uno, in entrambi i casi si tratta di vicende della storia romana, e noi sappiamo come la storiografia romana sia un caso particolare della storiografia sorta nella Grecia classica, che è il modello, no? In entrambi i casi sono storici che parlano di cose romane, una volta si tratta di Sallustio che scrive in latino, una volta si tratta di Dione Cassio che scrive in greco. Sallustio vive al tempo di Cicerone, di Cesare, vissuto fino al 36 avanti Cristo, insomma, un po' più a lungo di quegli altri due che sono morti a ruota, l'uno nel 44, l'altro nel 43, ma lui era più giovane, il bravo Sallustio, e l'altro Dione invece vive sotto Severo Alessandro, quindi alla fine del secondo, inizio terzo secolo, ha avuto anche un ruolo, è stato collega nel consolato di Severo Alessandro. E perché Sallustio ricorre a questa pagina Tucididea? È in modo sapiente. Ne parla a proposito, anzi all'interno, del discorso in Senato pronunciato da Catone, il giovane Catone, l'avversario di Cesare, il quale Catone chiede la condanna dei Catilinari catturati. Non di Catilina che è fuggito da Roma. Cesare ha sapientemente argomentato per la clemenza, per la humanitas, potremmo dire, per la misericordia, il termine che lui adopera, misericordia. E Catone, indignatissimo, apre il suo intervento che smonta in maniera molto rigorosa e anche logica le parole di Cesare, dicendo vera vocabula rerum amisimus, che è esattamente la traduzione di ten alete axiosin ton onomaton, no? L'autentico significato delle parole, diceva Tucidide, fu stravolto dalla guerra civile corcirese e più in generale in tutti gli esempi successivi. Noi romani, nel momento in cui, dinanzi a dei criminali che tramano contro lo Stato, i Catilinari, invochiamo la misericordia, usiamo la parola misericordia in un senso assurdo, perché invece non si dovrebbe chiamare misericordia, ma complicità col nemico. Infatti Cesare viene accusato da Catone in quel discorso in maniera molto scoperta di complicità col nemico. Vera vocabula rerum amisimus. Ma la situazione in cui parla Catone è una situazione di guerra civile sostanzialmente, non soltanto perché è nata una congiura che è stata smascherata e i cui capi, alcuni di essi perlomeno, sono stati catturati a tradimento. Ma di lì a poche settimane la guerra diventa aperta, la battaglia di Pistoia, in cui Catilina con il suo esercito soccombe e gli stesso muore, è un episodio di guerra civile tanto quanto Portacollina al tempo di Silla o Farsalo al tempo della guerra cesariana. Guerra civile, stravolgimento delle parole. Questa pagina Tucididea è assolutamente l'archetipo di questo tipo di analisi, analisi che è valida ancora al tempo nostro, è valida in un tempo molto più lungo. Non farò naturalmente la storia delle guerre civili europee, che sarebbe fuori da ogni possibilità umana, ma mi riferirò invece intanto all'uso del termine guerra civile in due situazioni storiche, tra loro abbastanza differenti, le guerre di religione in Francia.
dopo la lacerazione religiosa determinata dalla Riforma e la forte presenza riformata, ugonotta, calvinista in Francia, si apre una fase tremenda di conflitto, il cui culmine è la notte di San Bartolomeo, 1574. Questa fase terribile della storia francese, di cui sarà un epilogo temporaneo l'editto di Nantes di Enrico IV, editto di tolleranza verso i riformati, viene chiamato le guerre civili, periodo delle guerre civili. Noi abbiamo un autore poco noto, credo, ma molto interessante, Denis Lambin, o Dionisio Lambino, latinizzato Lambinus, il quale ha pubblicato pochi anni, pochissimi anni prima della notte di San Bartolomeo e a ridosso di una provvisoria pacificazione ugonotti cattolici, una edizione commentata delle vite di Cornelio Nepote. Cosa rara in realtà all'epoca, perché si commentavano più i poeti che i prosatori, per giunta un prosatore abbastanza, diciamo, marginale come Cornelio Nepote, ma lui lo fa intenzionalmente perché gli pare interessante dare rilievo a una delle più brevi vite che Cornelio Nepote ha infilato nel libro riguardante i comandanti stranieri, cioè la vita di Trasibulo. Trasibulo è colui che ha capeggiato nella guerra civile ateniese del 404-403 la fazione democratica, però è anche l'artefice della pacificazione codificata sotto protezione spartana nell'anno settembre 403. Allora, per Lambinus, Trasibulo è il modello da seguire, cioè lui suggerisce che le guerre civili in atto in Francia, le cui pacificazioni temporanee non lo convincono per nulla, dovrebbero invece trovare una soluzione positiva, e a tal fine lui si rivolge al sovrano, a Luigi XIII, in quel momento regnante, perché il modello Trasibulo venga assunto e questa costante guerra civile a sfondo religioso, ma non soltanto a sfondo religioso, che dilania la Francia, venga interrotta.